Anticlea, mia sposa, è il mio decimo libro, la mia decima raccolta di poesia, ed è un libro, un inno alla vita, un inno all'amore, dove in questo libro c'è mia madre che purtroppo è scomparsa da 2 anni e ho voluto dedicare questo libro non solo a mia madre, ma diciamo all'amore per una donna, per un'amica, dove l'amore è quello più sublime, e Anticlea, e credo che nella mitologia greca rappresentava sia madre e sposa, essendo la madre di Ulisse, che tutto sappiamo. Naturalmente c'è una sofferenza dove la protagonista, quindi questa donna quasi invisibile, ma che racchiude appunto tutte le donne che io ho conosciuto, da mia madre, da una mia amica, da mia moglie stessa, dove l'amore è l'atto supremo che porta, diciamo, a questo colloquio con la fede e quindi con Dio. Lascia che ti canti, davvero, lascia che ti canti, o naiade, nel senso della ragione, la lenta metamorfosi del sentire, l'ira del fiume che abitavi. Noi siamo equilibrio altrove. Ecco il segno della tua presenza, la sorgente che continuo a cercare. Il Musagete, Istituto Culturale della Calabria, questa sera presentando l'opera di un poeta del Lazio, un poeta molto importante per la poesia contemporanea, conclude un ciclo di attività culturali ed eventi culturali che si sono svolti nel mese di agosto. La bella estate, iniziata a Cerchiara l'11 di agosto con la presentazione di 3 poeti del Novecento di grande rilevanza, Dino Campana, Lorenzo Calogero e Claudia Ruggeri. Il 18 a Saracena il Musagete, in collaborazione con l'amministrazione, ha portato avanti il premio di Calabria e Basilicata, un premio di letteratura e un premio a carattere nazionale, in cui sono intervenuti autori, poeti di diverse regioni italiane. Era articolato in diverse sezioni, sia di edito sia di inedito, e le sezioni erano prevalentemente di poesia, di narrativa, di saggistica e di giornalismo. Questa sera, con la presentazione di Leone D'Ambrosio, Anticlea e la mia sposa, una silloge molto importante, concludiamo questo percorso e ci prepariamo per portare avanti degli eventi nel settembre al femminile. È un mese di settembre che, come ogni anno, è arrivato oramai alla 6ª edizione, tende a mettere in evidenza autrici attuali della letteratura, dell'arte, e si conclude con 2 grandi eventi culturali. Uno è il Novecento, in cui vengono preparati degli incontri con autori contemporanei oppure dei reading di poetesse di grande spessore del Novecento e dell'inizio di questo nuovo secolo, e si conclude con un'altra grande manifestazione che è il Premio Donna dell'Anno, in cui delle eccellenze femminili della nostra regione, della Calabria, che si sono distinte nel campo dell'arte, della letteratura, del sociale, della politica, del giornalismo, dello spettacolo, ricevono un riconoscimento e vengono premiate. Quindi aspettiamo tutti nei prossimi incontri e vi invitiamo a partecipare agli eventi che il Musagete sistematicamente ogni mese prepara.